Venerdì 26 agosto 2022, buongiorno a tutti voi da Manuel, questa è Forza Lazio, partiamo con la nostra sigla. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti voi, vi ricordo velocemente come trovarci, su YouTube ci trovate come Forza Lazio, su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok ci trovate come Canale Forza Lazio. Grazie alla nostra amica azienda che ci supporta sempre fedelmente, la locandina la vedete adesso in sovraimpressione. Un grazie agli abbonati e grazie a tutti voi che ci seguite. Vi ricordo anche il nostro sito internet www.canaleforzalazio.com. Oggi ve lo dico, vi faremo compagnia ragazzi, tanta tanta compagnia, ci saranno tantissimi video, c'è il video questo del fantacalcio che adesso andiamo ad approfondire, ci sarà poi il video della diretta, no, ci sarà poi il mio video di introduzione al Lazio Inter e la gara di questa sera che seguiremo in diretta, chiaramente io e Fabrizietto a partire dalle 20:30, ma oggi ci sarà un'ulteriore diretta, già ve lo dico, quindi attivate le notifiche per non perdervi nulla, perché alle 13 andremo in diretta per seguire insieme i sorteggi di Europa League. Quindi oggi una giornata proprio all'insegna del farci compagnia, all'insegna di Forza Lazio. Ma adesso ragazzi andiamo subito con procediamo subito con questo video, perché ieri siete stati un po' più partecipi per appunto fare la formazione del nostro fantacalcio, della nostra lega di Forza Lazio League. Quindi ragazzi andiamo subito a vedere cosa schiereremo e soprattutto chi schiereremo in campo per la terza giornata di fantacalcio. Intanto cominciamo subito con il mandare in sovraimpressione quelli che sono stati tutti i vostri commenti al post di ieri, appunto inerente la formazione da schierare della nostra Fantalega. E ecco qua, mentre parlo state vedendo tutti i commenti che insomma vanno a scorrere. Poi io da questi commenti che cosa ho fatto? Chiaramente ho raccolto le preferenze e quindi in automatico è venuta fuori questa cosa che vedete qua. Eccola qui, praticamente come potete vedere abbiamo Lazzari che l'avete scelto voi con due preferenze, Rico Giannis con due, Bonucci con due, quindi i tre difensori li abbiamo preparati, ce l'abbiamo. A centrocampo abbiamo Milinkovic e Savic che si è preso tre preferenze tra i vostri commenti, così come Malinowski e Barak, stessa cosa, se ne è prese due. Poi rimane una Felipe Anderson e una Maruncic, quindi ragazzi, Miranchuk, scusatemi, quindi praticamente Felipe Anderson lo metto io. In attacco pure abbiamo Immobile, Sesai e De Luca che hanno preso le preferenze per il terzetto d'attacco, quindi praticamente 3-4-3 abbiamo fatto appunto la nostra formazione, che andiamo quindi ragazzi ad inserire tutti insieme. Allora chiaramente svuotiamo la formazione, il portiere chiaramente è Maignan, poi andiamo a vedere a difesa, abbiamo detto Lazzari, Rico Giannis e Bonucci, quindi andiamo a mettere Bonucci, Lazzari e Rico Giannis su terzetto di difesa. Poi a centrocampo abbiamo detto Anderson, Savic, Malinowski, Barak, quindi andiamo a inserire questo, quindi mettiamo Felipe Anderson, Malinowski, Milinkovic. Questo è un gran bel centrocampo ragazzi, infatti secondo me questo deve essere il punto di forza nostro per questa stagione, considerando anche il fatto che Barak è andato al Napoli, questa è una cosa che non va assolutamente trascurata. Andiamo a vedere l'attacco, dove c'è confermatissimo chiaramente Ciro Immobile, poi Sesai pure che ha preso tre preferenze e De Luca, quindi mettiamo Immobile, De Luca. Attenzione però, fermi un attimo, De Luca mi dice che è infortunato, aspettate un attimo perché De Luca mi dice che è infortunato ragazzi. Vabbè, intanto mettiamo Sesai al posto di De Luca, e ragazzi De Luca è infortunato. Ecco, per esempio, non è che stiamo messi proprio bene in attacco, perché abbiamo un As che è la terza alternativa d'attacco del Napoli.
abbiamo Ribéry infortunato. Ragazzi, qua siamo, considerando che giochiamo col 3-4-3, azzardiamo la carta cancellieri. Tanto l'importante è che giocano un quarto d'ora i calciatori per essere considerati titolari. Il capitano, chiaramente, è il nostro Ciro Immobile, vice capitano è il nostro Lazzari. Andiamo a fare la panchina. L'ordine della panchina diventa fondamentale per questa giornata, ragazzi. Partendo sempre dall'attacco, dove chiaramente non abbiamo nessuno. Io che faccio? Metto un as, metto. Guarda come stiamo inguaiati. Io comunque gli infortunati li metto uguale. Metto De Luca e metto Ribéry, magari qualche recupero dell'ultimo istante, intanto la panchina è lunga. Poi centrocampo, Miranchuk è infortunato, mamma mia ragazzi, stiamo messi malissimo. Centrocampo abbiamo solamente Adli realmente come alternativa, quindi poi mettiamo dentro comunque il nostro Luca Romero, mettiamo dentro Miranchuk, mettiamo dentro D'Alessandro. Per esempio Miranchuk secondo me gioca invece, comunque. Andiamo a vedere la difesa, pure qua è importante. Allora, tra le vostre preferenze c'era Fiordaliso, che tra l'altro non risulta neanche convocato. Mamma mia, ragazzi, stiamo davvero inguaiati. Mettiamo Jomber, perché stava tra qualcuno di voi l'ha messo tra le preferenze. Parisi uguale. Mettiamo Fiordaliso, anche se non è convocato. Sta mancata convocazione di Fiordaliso, potrebbe sottintendere anche un taglio, eh? Quindi occhio. Poi mettiamo Jarozinski e poi mettiamo dentro Mario Gila e andiamo a completare la nostra rosa con i due portieri, con Tatarusano e Mirante. Tra l'altro pure Mirante non convocato. Salviamo per tutte le formazioni, risalviamo nuovamente, quindi andiamo a rivedere quella che è la nostra formazione che andiamo a schierare in questa giornata di Fantacalcio, la terza giornata, sperando di andare a punti e smuovere un po' la nostra classifica. Maignan tra i pali, terzetto di difesa composto da Bonucci, Lazzari, Lico Giannis, a centrocampo Felipe Anderson, Malinowski, Milinkovic e Baracca. Ripeto, questo deve essere il nostro punto di forza in questa stagione. In attacco Ciro Immobile, Sesai e Cancellieri. Non stiamo messi proprio bene, bene, bene come panchina, però insomma, ragazzi, secondo me possiamo ancora dire la nostra, anche perché comunque è presto, siamo appena alla terza giornata. Io con questo, ragazzi, vi saluto, mi raccomando, ricordatevi, attivate le notifiche perché oggi sarà una giornata in cui ci faremo compagnia in maniera ancora più intensa rispetto agli altri giorni. Forza, grazie a tutti.